Grazie, grazie veramente a tutti per la vostra presenza, anche numerosa, che mi onora. Grazie, saluto e ringrazio i giornalisti che hanno aderito al mio invito. Perché oggi siamo qui? Siamo qui per ufficializzare la mia ricandidatura a sindaco e siamo qui anche per presentare quello che è il logo della nostra lista, che poi ve lo spiegherò meglio dopo, leggermente cambiato da quello che abbiamo utilizzato fino ad oggi. Perché siamo qui all'Anfas di Rivarolo? Intanto ne approfitto per ringraziare il vicepresidente dell'Anfas, dottor Storace, che oggi non è qui perché lui vive a Genova ed è impegnato in quel territorio con altre strutture, ma lo voglio ringraziare perché anche quest'anno, come 5 anni fa, mi ha concesso il piacere e l'onore di presentare la mia candidatura qui in questa struttura. Perché l'ho scelto 5 anni fa e l'ho riscelto oggi, di ripresentare la mia candidatura proprio all'Anfas Comunità La Torre di Rivarolo. Perché questo mondo, il mondo dell'Anfas, il mondo della sofferenza, il mondo del volontariato, il mondo dove ci sono le persone che sono state meno fortunate nella vita, è un mondo, direi, che mi appartiene fisiologicamente per il mio mestiere, per cosa faccio, per la mia, diciamo così, attività svolta in tanti anni. Quindi mi sento parte di questa struttura, parte di questo modo di pensare della struttura, dove si fanno le cose, le si fanno senza tanto apparire, dove si ottengono i risultati e dove veramente le cose le si fanno con amore, le si fanno col cuore, le si fanno per piacere di farle. E questo è un pochino quello che è la mia filosofia e questo è il motivo per cui oggi, come 5 anni fa, sono qui all'Anfas. E poi devo dire che 5 anni fa presentare l'inizio, la strada è partita di qui e è stata anche, diciamo, ha portato anche fortuna e quindi anche un po' di cabala non fa male. Perché ho deciso di ripresentarmi e ricandidarmi a sindaco della città di Rivarolo. Molti di voi lo sapranno, qualcuno che è più vicino a me lo sa sicuramente molto bene, qualcuno per averlo sentito. Io fino a 15 giorni fa avevo deciso di non ricandidarmi. Avevo deciso di non ricandidarmi per problemi esclusivamente personali, nel senso che sono stati 5 anni di lavoro importanti, ma 5 anni di lavoro molto pesante, molto impegnativo, che mi hanno visto impegnato tra la mia professione e l'attività di sindaco ogni giorno per 13, 12, 14, 15 ore di lavoro al giorno, veramente impegnative, dove in questi 5 anni non mi ero concesso neppure un giorno di vacanza. E quindi pensare di rifare altri 5 anni così, veramente pensavo che, non essendo più ragazzino, magari avendo anche il pensiero da medico che dice prevenire è meglio di curare, dicevo, mi ero detto forse è meglio che magari la prendi con più filosofia, con più comodità, eccetera. E sposando il vecchio detto latino che tanti miei colleghi a volte mi ricordano, i colleghi medici, ho pensato che era meglio abbandonare e magari fare una vita più serena, più tranquilla. Ho dimenticato di dirvi qual era il vecchio detto latino, era medice curate ipsum, cioè medico cura te stesso. E quindi, seguendo, diciamo, quello che era la filosofia di questo motto, ho pensato forse è meglio che me la prendo più con comodo, faccio il mio lavoro, sto calmo e evito di stressarmi tanto tutti i giorni. E così era un pochino l'idea che mi ero imposto, che avevo anche rappresentato ai miei colleghi di amministrazione. Nel giro di alcuni giorni sono successe tante cose, per cui piano piano mi sono fatto convincere, mi sono convinto, e adesso naturalmente parto con una convinzione ben precisa, che non era il modo migliore per
continuare per lasciare, non era corretto lasciare il lavoro fatto, è stato un lavoro scuro, duro, complesso, fatto in questi 5 anni e nel momento in cui, me l'hanno detto in tanti, si potevano, anzi sicuramente sarà così, il momento in cui si possono iniziare a raccogliere i frutti di un lavoro oscuro fatto per tanti anni, abbandonare il tutto non sarebbe stata una cosa corretta. E quindi ho cominciato a virare un pochino, a abbandonare quel pensiero di medice curate ipsum, a rimandarlo magari tra qualche anno e ho detto, vabbè, provo a rivedere un attimino. Naturalmente ne ho parlato in casa, perché anche se in questo momento sono molto contento che è arrivato oggi da Bruxelles, da Leuven, che è un paese, una cittadina vicino a Bruxelles, mio figlio per la prima volta rientra in Italia, sta facendo l'Erasmus in quel paese lì, in Belgio, e quindi è rientrato apposta questa sera e sono contento. Mio figlio Giacomo, di solito quando facciamo le riunioni di famiglia, dicevo, lo si fa con la moglie e i figli. Ahimè, in questo periodo qua mio figlio non c'era, quindi senza mio figlio, ma lui da giovane mi manda sempre dei messaggi vocali, e quando ha captato che avevo virato e deciso praticamente di rivalutare la candidatura, mi ha mandato un messaggio vocale come lui di solito fa, e mi chiama Albi, e nel messaggio vocale mi fa: Albi, dai, dai, ricandidati. Ed è stato già un primo input. Mia moglie, che mi sopporta e supporta, più supporta che sopporta, mi ha detto: fai come ti senti. Mia figlia, che da 5 anni, intanto Giacomo, vieni qua, va, dai, dove sei? Fatti vedere. Dai. Questo è mio figlio, io ho detto una cosa che però non è proprio perfettamente così. Lui è arrivato oggi dal Belgio ed è la prima volta che rientra da quando 2 mesi è iniziato l'Erasmus. È arrivato oggi, ma è una casualità che sia arrivato oggi, non che sia arrivato proprio per questo evento. Comunque, lui è arrivato perché già un anno fa aveva comprato un biglietto per un concerto, non so di cosa, dillo tu perché non me lo ricordo come si chiama. Florence and the Machine. Che ci sarà a Torino lunedì, ne ha approfittato, è arrivato un giorno prima, però diciamo che non è venuto appositamente. Comunque mi fa piacere che sia arrivato direttamente qua. Stavo dicendo, invece mia figlia, che adesso chiamo anche mia figlia, dov'è? Vittoria? Dove sta? Ok. Mia figlia, che in questi 5 anni, essendo lei 26enne, quindi sicuramente più addentro a quelli che sono le cose del mondo giovanile, quindi più addentro all'attenzione ai social, da 5 anni mi sollecita dicendomi lei legge ciò che io a volte leggo ma non dovrei leggere perché me lo fa leggere lei, mi sollecita dicendo: papà, ma ci sono delle persone che scrivono delle cose, anche delle illazioni, delle volgarità, quasi degli insulti sui social, non sarebbe il caso che rispondessi? E poi a volte mi ha detto, siccome lei è laureata in giurisprudenza e sta aspettando l'esito dell'esame di stato d'avvocato che ha dato a dicembre, quindi sta facendo, comunque sta lavorando presso uno studio legale, mi dice: se vuoi ti seguo io e facciamo querela a certe persone che veramente scrivono delle cose che vanno un po' al di là di quello che sono le cose, diciamo così, consentite. Io gli ho sempre detto: Vittorio, no, lascia perdere, meglio così, non voglio rispondere nello stesso modo in cui certe persone scrivono. Io ho sempre detto di no. Adesso, quando io le ho prospettato la possibilità di, che lei era già convinta che io non mi ricandidassi, ed erano tutti contenti perché io dopo 5 anni, forse quest'estate avrei fatto le vacanze se non con loro, almeno con mia moglie, erano tutti contenti. Quando le ho prospettato questo, lei mi dice: beh, secondo me fai bene perché così avete fatto tante cose, so che hai lavorato tanto, riesci a fare delle cose finalmente, che adesso avete qualche risorsa, riuscite a fare delle cose, quindi è un peccato se tu non ti ricandidi e non andare a raccogliere i frutti di cosa hai seminato. Ma poi mi dice una cosa che mi ha fatto veramente pensare e mi ha detto: tu papà mi hai sempre detto che non volevi rispondere, non volevi rispondere a quei post, a quei messaggi, eccetera. Se ti ricandidi e se rivinci le elezioni e rifai il sindaco di Rivarolo, è la miglior risposta che puoi dare a quelle persone. E questo è anche un motivo per cui ho deciso di essere qua.
e quindi ho deciso di ricandidarmi. Per ricandidarsi il percorso non è dei più semplici, perché intanto sono partito leggermente in ritardo, ma abbiamo modo di recuperare. Stiamo lavorando per una squadra e abbiamo fatto un primo passaggio, che è quello di andare a vedere il nostro logo, che stasera vi sto presentando. Il nostro logo che fino a qualche settimana fa, fino all'altro giorno, si chiamava Riverolo Rinasce. Si chiamava Riverolo Rinasce perché quando 5 anni fa ci siamo candidati, Riverolo era in una situazione, lo sapete tutti, assai complicata. Arrivava da 2 anni di commissariamento per una situazione sicuramente non delle migliori, per sospetta infiltrazione mafiosa è stato commissariato, e era gioco forza che in un momento in cui la città era sofferente, la città era stava, diciamo così, sopportando a fatica l'onta di quel commissariamento per quelle motivazioni, è stato quasi naturale scegliere allora il logo, il nome Riverolo Rinasce con Rostagno. Adesso che, e io lo dico con orgoglio, veramente con orgoglio, anche se magari qualcuno può pensare che non è così, ma lo dico con orgoglio, che Riverolo è rinata, noi vogliamo continuare in questa rinascita, e quindi il nome è modificato, è cambiato, è Riverolo con Rostagno per crescere insieme, perché noi vogliamo continuare quello che è stato fatto un lavoro di sistemazione, abbiamo diciamo così ridato vigore, ma abbiamo anche messo in sicurezza in tutti i sensi la città. Io penso che un cittadino rivarolese che 5 anni fa magari si vergognava di dirlo, di essere rivarolese per cosa era successo, io penso che oggi possa dirlo con orgoglio di essere rivarolese, come lo diciamo noi. Il logo nella sua struttura centrale è rimasto quello che era 5 anni fa, con le mani che rappresentano tante cose, rappresentano la solidarietà, rappresentano le tante attività che ci sono in città, rappresentano il mondo del volontariato, il mondo del commercio, il mondo del lavoro, rappresentano tante cose che insieme, possiamo lavorare per l'obiettivo che è quello della crescita comune, per crescere insieme, per far ritornare quella che era questa città, che in questa fase ha sicuramente subito un buon assestamento e sta naturalmente crescendo per il futuro. Come vediamo il futuro della nostra città di Riverolo? Io penso che il futuro della città di Riverolo lo dobbiamo vedere, e io lo vedo in modo molto positivo. Intanto in questi anni io personalmente ho lavorato per far sì che Riverolo aumentasse quel fulcro, quel potere, quel senso di centralità nei confronti del territorio del Canavese. E devo dire che, avendo, pur con tutte le criticità della riforma del Rio, della nascita della città metropolitana e dalle ex province, quindi pur con tutte le criticità, perché ahimè criticità in quel passaggio ce ne sono state, ed è una legge che sicuramente andrà da parte mia rivista anche per le modalità di elezione elettive del sindaco della città metropolitana. Però al di là di queste problematiche, io penso che una delle cose giuste sia stata quella della scelta di creare le zone omogenee. Ebbene, nella zona omogenea, quella che interessa a Riverolo, zona omogenea comprendente 46 comuni del Alto e Basso Canavese, Riverolo è il centro capofila, e per una elezione avvenuta 4 anni fa, quando è stata la trasformazione, sono stato nominato portavoce della zona omogenea, quindi portavoce dei sindaci della zona omogenea del cosiddetto Canavese Occidentale. E in quel ruolo io penso che abbiamo lavorato per far sì che la nostra zona omogenea avesse una visibilità all'interno della città metropolitana, delle altre zone omogenee della città metropolitana, e che Riverolo, io credo,
abbia avuto un'azione importante proprio da questo punto di vista, ma la cosa importante è che da oggi possiamo lavorare per aumentare ancora di più la visione, il fulcro di Rivarolo come capofila della città metropolitana. Sono tante le cose che si possono fare, non vi voglio tediare perché magari avremo modo di parlarne anche prossimamente, ma comunque quel ruolo è un ruolo che Rivarolo non aveva e che oggi ha, e io penso che questo sia già una bella prospettiva futura per la nostra città. E poi la nostra città naturalmente continua a essere, anche se come naturalmente in altri comuni vicini a noi, la crisi sicuramente ha colpito, Rivarolo però resiste e continua a essere fulcro, punto di riferimento per quanto riguarda il commercio di tutto il canavese. Se qualcuno di voi passa e vede che ci sono dei locali sfitti, e ce ne sono, non è perché Rivarolo abbia diminuito il numero di esercizi commerciali, perché le statistiche del nostro ufficio ci dicono che comunque siamo in aumento ogni anno, a fronte di tot numeri di esercizi commerciali che chiudono, ce ne sono sempre due o tre in più che aprono. Ci sono purtroppo dei problemi che i esercizi commerciali vengono delocalizzati, magari per questioni naturalmente economiche, perché ahimè Rivarolo gli affitti in centro costano molto cari, sono molto alti, qualcuno delocalizza e si sposta in zone leggermente più periferiche. Però questo non inficia il fatto che Rivarolo continua a essere un punto di riferimento importante dal punto di vista commerciale. E poi la visione di Rivarolo è una visione che, se in questi anni è stata statica dal punto di vista dei siti industriali dismessi, per siti industriali dismessi intendo l'ex Valle Susa, intendo la Salp, intendo l'ex Teatro Olivia ed altri siti minori, oggi abbiamo delle buone prospettive per far sì che nel giro di 2-3 anni questi siti industriali dismessi possano avere nuova vita, con naturalmente un'attività completamente diversa. Abbiamo dei progetti, abbiamo dei contatti, abbiamo qualcosa di più di contatti con i proprietari di queste strutture o le aziende o le immobiliari che gestiscono queste strutture oggi, e penso che nel giro di poco potremo veramente rivedere, rifiorire anche questi tipi di queste strutture. Quindi questo sicuramente è di buon auspicio per la nostra città. Abbiamo approvato solo pochi giorni fa il nuovo piano regolatore della città, un lavoro che è durato 3 anni, lungo, complesso, faticoso, ma che adesso ci dà la prospettiva di poter organizzare, gestire una città futura con un'ottica, una visione diversa. La nostra ottica di città futura è una città dove, e lo potrete vedere leggendo tra le carte del piano regolatore, dove ci sia meno consumo di suolo, dove ci sia meno edificazione, dove ci sia più verde. Noi vogliamo, e questo è un pochino il principio che ci siamo dati nel costruire il piano regolatore, ma è un pochino anche la filosofia che ci diamo, ci siamo dati, ma a maggior ragione vogliamo, per guardare al futuro della nostra città, quella di una città dove una città non deve essere eccessivamente grande, ma una città in cui l'obiettivo sia quello di vivere meglio, dove uno a Rivarolo si senta bene, viva bene, possa portare i propri figli a scuola, in scuole, e devo dire che abbiamo delle scuole di eccellenza, dove possa portare i propri figli a scuola, dall'asilo alle scuole elementari, alla scuola media, alle scuole superiori, dove abbia un arco completo di scelta. E quest'anno tra l'altro Rivarolo si è arricchita di una nuova possibilità di scelta con la istruzione della sezione di liceo linguistico a Rivarolo, dopo una lunga lotta, tra virgolette, fatta con la città metropolitana, perché inizialmente non era così ben indirizzata nel dare l'ok
per questo nuovo indirizzo scolastico, ma quest'anno ci siamo riusciti, quindi quest'anno, il prossimo anno sarà il secondo anno in cui ci sarà la sezione di linguistica per i Verona. Dicevo, una città dove si possa crescere bene i propri figli, dove ci sia tutta questa scelta, ma una città dove possano star bene anche le persone meno giovani, dove ci sia un'attenzione particolare, e ci stiamo lavorando anche recentemente. Tra l'altro partiranno tra poco i lavori dove c'era la vecchia scuola elementare. Faremo una grossa agora, una grossa piazza con un anfiteatro dove si possa fare aggregazione, dove ci sia il modo anche per gli anziani di star bene, di aggregarsi, di parlare, di poter fare socializzazione. Stiamo attenti, e tutto il mondo delle persone che non sono più giovanissime, ma vogliamo, e questo lo stiamo facendo anche grazie a quelle cose che vi ho detto prima, quegli imprenditori che hanno voglia di investire in Rivarolo e che stanno per trasformare questi luoghi dismessi, vogliamo riportare quello che, ahimè, tutti i giorni sento dalle persone che vengono a trovarmi in comune. La maggior parte delle persone che vengono a parlare con me in comune mi chiedono due cose: l'abitazione, che non hanno, e lì naturalmente abbiamo fatto delle grandi cose con la società che gestisce l'ATC, che gestisce le nostre case popolari. Siamo riusciti a ottenere delle cose che finora non eravamo riusciti a ottenere, quindi abbiamo dato risposta da questo punto di vista, se non a tutti, ma a un buon 80% delle richieste di coloro che vengono a chiedere un alloggio, un'abitazione, un luogo migliore di dove abitano per vivere. Ma vorremmo, in questo momento purtroppo una delle cose a cui non siamo capaci, non riusciamo a dare risposte, è quella delle tante persone che ci vengono a chiedere un posto di lavoro. Ecco, noi vorrei riuscire nel prossimo quinquennio a poter rispondere, logicamente se non a tutti, ma a buona parte di coloro che vengono a chiedere un posto di lavoro, saperli dove indirizzare. Logicamente il posto di lavoro non sono io che devo darlo, perché ahimè il comune non è un'agenzia interinale o per dare lavoro, ma sicuramente poter indirizzare, sì, abbiamo ci sono queste nuove possibilità, perché abbiamo nuovi imprenditori che investono su Rivarolo, e quindi abbiamo anche questa possibilità. E questo sicuramente è un obiettivo che ci poniamo per il prossimo quinquennio, e magari anche oltre, perché sicuramente è un impegno importante. E noi nel frattempo speriamo anche che un pochino la congiuntura economica possa sicuramente virare e favorire naturalmente questo. Tante sono le cose che... allora, intanto noi stiamo lavorando ad un programma. Il programma naturalmente non è ancora pronto, però a differenza di 5 anni fa, che avevamo una visione della città non completa, non conoscevamo i bilanci della città, non conoscevamo le risorse della nostra città, non conoscevamo bene quali erano gli obiettivi della nostra città, non conoscevamo neanche come erano strutturati, come lavoravano in sinergia, o come lavoravano gli uffici comunali. Oggi che abbiamo una visione completa e precisa di tutte queste cose, io penso che faremo un programma, che naturalmente appena sarà pronto vi presenteremo, faremo un programma che sarà realistico. Non andremo a dire delle cose, magari qualche piccolo sogno ce lo mettiamo anche, perché è bello anche un pochino sognare, però sicuramente saremo molto realistici e diremo le cose sapendo che sono cose che potremmo realizzare, conoscendo i bilanci, conoscendo cosa ha bisogno la città. Vi faccio due esempi banali. Noi abbiamo una scuola, la nuova scuola elementare, quella Gibellini Vallauro, è costruita grazie alla trasformazione di un fallimentare progetto della vecchia amministrazione, con soldi che i commissari che hanno gestito nel 2012-2014 la città di Rivarolo hanno recuperato, vendendo una parte importante del patrimonio della città, vendendo i terreni della cosiddetta cascina Battagliona ad Argentera, un lascito che una signora aveva destinato proprio ai residenti di Argentera. Ecco perché noi, anche se quella scuola era già destinata ad essere chiamata in un altro nome, l'abbiamo virato e l'abbiamo chiamata Scuola Elementare Gibellini Vallauri.
Ecco, dicevo, quella scuola che i commissari sono riusciti in extremis a salvare, perché sennò il progetto era fallimentare, quindi si rischiava veramente di non costruirla più quella scuola. Quella scuola, naturalmente, per riuscire a tamponare e a costruirla, è stata abbandonata una parte, chi conosce bene Rivarolo, chi passa da quelle parti, c'è una parte di scuola che è costruito solamente la parte rustico, e quindi noi naturalmente pensiamo in questi anni di andare a completare questo rustico, perché abbiamo bisogno di aule, bisogno per la scuola elementare, ma anche per altri istituti rivarolesi, e quindi uno degli obiettivi è quello di andare a completarla nel modo corretto, andando veramente a vedere le necessità e magari in quegli spazi creare anche uno spazio che sia uno spazio per, che so io, fare delle attività, che potrebbe essere fare della musica, che potrebbe essere sala riunioni, che oggi non c'è in quel complesso. C'è una sala che viene usata, ma non è sufficiente, perché i ragazzi che frequentano la scuola alimentare di Rivarolo sono veramente tanti. Quindi sicuramente uno degli obiettivi è quello di andare a terminare quella scuola, facendo tutta la struttura, cioè andando a chiudere la struttura che è solamente abbozzata e solamente rustica oggi, e finendo quella strada di collegamento che gira attorno alla scuola e andando a collegarla con la via Lemer, per fare veramente un percorso che sia utile sia come parcheggi, perché naturalmente la strada è abbastanza, si può fare una strada larga e utilizzare i parcheggi laterali, e naturalmente una strada che possa essere utile proprio di sfogo per quella zona. E poi Rivarolo naturalmente ha delle potenzialità enormi dal punto di vista del patrimonio immobiliare. Abbiamo Villa Vallero, che è un patrimonio della città. Ha toccato un argomento, magari si sente, riuscite a sentire parlo forte? Allora io parlo forte, ma mi metto un pochino più avanti. Dicevo, abbiamo Villa Vallero, che è patrimonio della città, è una villa che ha bisogno di qualche restauro, ma noi vorremmo in quella struttura, a fianco di Villa Vallero, costruire, naturalmente con le dovute cautele, perché è una villa vincolata, eccetera, vorremmo far sì che il patrimonio della nostra biblioteca possa essere trasferito in una zona, cioè attigua a Villa Vallero, comunque direttamente collegata con la villa stessa. Non dico nella villa stessa, perché l'abbiamo già sperimentato facendo delle prove tecniche nelle scuderie del Castello Malgrat, dove pensavamo di portarci la biblioteca, ma per poter avere una biblioteca in un luogo, diciamo così, che non è di costruzione recente, bisogna fare delle prove statiche, delle prove di carico, e in quella struttura, naturalmente, le prove di carico ci hanno detto che a pian terreno possiamo mettere tutti i pesi che vogliamo, ma caricando i soffitti la cosa sarebbe stata un pochino meno fattibile. Ecco perché vogliamo utilizzare un qualcosa in quella villa, ma magari realizzando una struttura leggera, nuova, naturalmente tutta da progettare. Però devo dire che potremmo avere le risorse nei prossimi anni per poter portare un luogo di cultura in quella villa. E poi abbiamo tutto il polo del Castello Malgrat, che tutto sommato nelle vecchie scuderie grandi lavori da fare non ci sono, dobbiamo solo ristrutturare nel modo corretto. Oggi c'è già un centro d'aggregazione di tipo sociale e di volontariato importante, dobbiamo integrarlo, dobbiamo fare sì che questo diventi veramente un fiore all'occhiello per la nostra città e ridare slancio, ridare fiducia, riportare gente al Castello Malgrat. Castello Malgrat, che è un patrimonio importantissimo della città, che
che ha bisogno di importanti opere dal punto di vista di ristrutturazione. Nelle sale interne del castello non sono riscaldate, quindi non si possono usare nel periodo invernale. Se noi riusciamo a trovare i fondi per sistemare e far sì che queste sale interne possano essere utilizzate anche nei periodi invernali, diventa sicuramente anche un richiamo turistico della nostra città. Abbiamo poi un progetto bello che speriamo di poter realizzare. Non lo realizzeremo con soldi propri dell'amministrazione, ma lo realizzeremo con la presenza di privati, i quali hanno fatto una proposta direi che inizialmente non era allettante per l'amministrazione, ma che in cui abbiamo lavorato molto per cercare di far modificare quella che era la proposta iniziale. E si tratta del progetto della zona sud di Rivarolo al confine con Feletto, dove tanti anni fa un imprenditore aveva proposto un tipo di realizzazione con una struttura di tanti metri quadri utilizzati di tipo commerciale. Noi siamo riusciti a richiedere l'abbattimento, quindi la rinuncia a tanti metri quadri di commerciale. Siamo riusciti ad ottenere un abbattimento da 13-14 mila di commerciale, come era la richiesta iniziale. Siamo riusciti ad ottenere un 1500 metri quadri di utilizzo come attività per il commercio, ma siamo riusciti ad ottenere una cosa secondo me fondamentale, importantissima, che i realizzatori di questo diciamo così grande negozio, perché un supermercato non è, di questo grande negozio ci costruisca, se naturalmente le cose andranno in porto, ma sicuramente sono ben avviate, ci costruisca ciò che a dire il vero la città di Rivarolo non ha mai avuto, ma che per un certo periodo i cittadini rivarolesi hanno pensato che avesse, che è un teatro che ci è stato promesso naturalmente con un progetto che dovremmo realizzare insieme a questo imprenditore privato, un teatro da 350 posti con tutti i crisma di vero teatro, con i camerini per gli attori, con delle stanze per fare attività laterali, eccetera, con un bel ingresso, con un grande parcheggio. Questo naturalmente è un obiettivo, perché Rivarolo tra i comuni grandi del Canavese veramente a volte ci sentiamo in imbarazzo, a disagio, quando ci rendiamo conto che non abbiamo un luogo di aggregazione, un teatro, una sala conferenze grande e sufficiente da contenere un certo numero di persone. Dobbiamo sempre andare a chiedere in prestito eventualmente a comuni vicini, e sicuramente per la città di Rivarolo, per il suo prestigio, non possiamo non pensare di avere quanto prima una struttura che ci permetta di fare queste cose, ecco, di fare quello che una città come Rivarolo deve e può fare, quindi fare cultura, fare teatro, fare aggregazione e fare qualsiasi tipo di attività. Poi Rivarolo ha bisogno di quello che è mancato un pochino in questi anni, di far sì che ci siano dei punti importanti di incontro tra le persone, perché complici sicuramente, questo non solo Rivarolo, complici naturalmente le nuove tecnologie, sicuramente c'è un po' di distanza tra le persone. Noi vogliamo che queste distanze vengano ravvicinate, ecco, vogliamo avvicinare quelli che sono le distanze, vogliamo far sì che Rivarolo diventi una città in cui, oltre a vivere meglio, ci si parli anche di più. Questo forse faccio anche di mea culpa,
forse per colpa magari dell'amministrazione, qualcuno ha sentito l'amministrazione in questi anni, l'ho sentito dire, magari un po' distante. Ecco, noi vogliamo che questa cosa qua non avvenisse più, quindi vogliamo essere parte attiva di creare quell'aggregazione, creare quella sinergia, sentirci tutti di più rivarolesi e sentirci tutti, tutt'uno, una stessa cosa, ecco, che non ci siano queste differenze. Io sono assolutamente contrario a queste differenze di classi sociali, per cui tu vai in un bar, vanno va un gruppo di persone, nell'altro vanno gli altri, perché questi, ecco, io vorrei che queste cose qua fossero eliminate, non esistessero più e che non ci fossero queste differenze, che fossimo tutti uguali indipendentemente da dove andiamo, cosa facciamo, da quale ceto sociale abbiamo e dal tipo di famiglia che arriviamo, che non ci fossero nessun tipo di differenze. Quindi io intanto voglio dire, lo dico in modo particolare ai giornalisti che magari sono stanno per chiedermi oppure attenti per sapere se abbiamo già formato la squadra che andrà alle elezioni e mi auguro che andrà a governare la città tra 2 mesi. Vi dico di no, perché noi stiamo lavorando per intanto per il programma, come vi ho detto, ma stiamo lavorando per costruire una squadra che abbia naturalmente delle persone che, lo dico, ma mi sembra che non scopro l'acqua calda a dire che ho bisogno di persone che devono essere conosciute, perché per fare una squadra di governo le persone devono essere conosciute e quindi devono portare anche dei voti, questo è sicuramente importante, ma non mi basta. Io ho bisogno di persone che abbiano tempo a disposizione, e questo è fondamentale, perché per fare l'amministratore poi naturalmente il tempo è moderato in base al tipo di impegno che uno si prende, logico che l'assessore deve avere più tempo a disposizione, il consigliere semplice magari molto meno, magari chi fa il presidente del consiglio o chi fa il presidente di qualche commissione deve avere magari un pochino più di tempo a disposizione, quindi lo si può moderare in base alle disponibilità di ognuno, ma ho bisogno di persone che abbiano voglia di impegnarsi, che abbiano capacità, che abbiano intelligenza e che abbiano l'amore per la propria città, e in modo particolare, questo era il motto che abbiamo lanciato 5 anni fa, ma che è sempre valido, che abbiano le mani pulite e non le tengano in tasca. Questo sicuramente è importante, io naturalmente stiamo lavorando, in modo particolare sono molto contento che ci siano, qualcuno è presente anche questa sera, ci siano nel nostro gruppo di lavoro, che in questo momento poi da quel gruppo di lavoro si formerà naturalmente la lista dei candidati, ci siano molte persone giovani che hanno quelle qualità, e, anche meno giovani, ma in modo particolare sono orgoglioso che ci siano e contento che ci siano dei giovani che hanno quelle qualità e che hanno ancora voglia di mettersi in gioco, e questa è la cosa più bella. Quindi tra di loro naturalmente andremo a formare poi la lista dei 16 che saranno poi i candidati. Intanto ne approfitto per ringraziare tutta l'amministrazione comunale che ha lavorato con me fino ad oggi, tra l'altro, e lo dico anche un pochino con orgoglio, dopo 16 anni, salvo imprevisti, facciamo le corna, questa è la prima amministrazione che finisce regolarmente senza essere interrotta per qualche motivo. Sicuramente è poca roba, ma in confronto a 16 anni consecutivi in cui le amministrazioni venivano interrotte, l'ultima naturalmente in modo un po' brusco, ma anche prima per dei problemi, oggi abbiamo la possibilità tra 2 mesi di terminare la prima amministrazione, 5 anni, se in modo regolare. Dicevo, ringrazio tutti i consiglieri di maggioranza, anche di minoranza, che hanno collaborato con me in questi 5 anni. Con la minoranza abbiamo avuto naturalmente degli scontri anche duri, però sempre nell'alveo della correttezza e della lealtà tra persone. Ma in modo particolare voglio ringraziare la mia giunta che ha lavorato con me, ha lavorato tanto, abbiamo lavorato veramente tanto, devo dire che non siamo stati capaci, e questo me ne faccio mea culpa, di, tra virgolette, detto in termini commerciali, vendere ciò che abbiamo fatto, perché veramente di ore di lavoro a tavolino le abbiamo fatte, anche perché, penso che nessuno mi possa smentire,
Abbiamo lavorato tanto per cercare di risolvere i problemi che abbiamo trovato, non è che abbiamo trovato quando ci siamo insediati in amministrazione. I problemi di tipo legale, io penso che dovrei quantificarle, non l'ho mai quantificato, ma ore e ore e ore passate a colloquio con legali di tutti i tipi per cercare di risolvere i problemi che abbiamo trovato in amministrazione, veramente sono state veramente tante tante ore. Noi quando ci siamo insediati siamo arrivati un po' alla garibaldina, naturalmente sapevamo che non c'erano tante risorse, però stavamo cercando di trovare il modo. Siamo entrati in amministrazione nel25 maggio 2014, naturalmente iniziando giugno abbiamo provato a vedere quali erano le risorse disponibili, ce n'erano molto poche, però pensavamo, naturalmente di concerto con la ragioneria, di utilizzare le risorse dell'anno successivo, quindi nel 2015, per cominciare a fare degli investimenti che avevamo un pochino messo come progetto di campagna elettorale, ma che comunque ci eravamo resi conto che erano necessari per amministrare la città. Ahimè, proprio nel gennaio 2015 si è arrivata la prima botta secca che onestamente nessuno neanche prima delle elezioni, ma neanche subito dopo, poteva prevedere, anzi si prevedeva che la cosa andasse in un altro modo. E c'è arrivata la botta secca del contenzioso di Rivarolo Futura, per cui il Tribunale di Bologna ha condannato il Comune di Rivarolo a pagare praticamente 900.000 euro più interessi, più more, 1.200.000 euro, cosa che noi naturalmente non abbiamo fatto, perché abbiamo fatto ricorso, ma la nostra ragioneria e il nostro revisore della Corte dei Conti ci ha obbligato ad accantonare quelle risorse, perché questo era comunque un contenzioso che dovevamo comunque, in ogni caso, se non sanare in altro modo, era quella cifra che avremmo dovuto pagare. Pertanto abbiamo accantonato quella cifra lì e non abbiamo potuto utilizzarla già subito quell'anno, e sono più di 1.000.000 euro, quindi noi siamo stati già fin da subito abbiamo avuto queste grossissime difficoltà. E poi un anno e qualche mese dopo, quando cercavamo di nuovo di trovare con gli avanzi dell'amministrazione delle possibilità per nuovi investimenti, è arrivata la botta. Questa non è arrivata solo a noi, è arrivata anche ad altri comuni, per carità, però Rivarolo è arrivata più forte, perché è il comune più grande, con le quote del 22,9%, e mi riferisco al debito ASA. È arrivata la botta di ASA, per cui il debito era talmente grande che tutto l'avanzo di amministrazione degli anni seguenti, fino a pochissimi mesi fa, sia il nostro regioniere sia il revisore dei conti ci hanno obbligati a trattenere per arrivare a raggiungere quella cifra che il danno, il contenzioso di ASA ci condannava. Per cui abbiamo veramente avuto difficoltà di bilancio, quindi io devo dire che sono orgoglioso di aver fatto quasi salti mortali per fare quelle cose che abbiamo fatto. Tra l'altro, solamente a settembre-ottobre, non ricordo, abbiamo chiuso il contenzioso ASA andando a transare, invece di spendere quel milione più di euro che vi ho detto prima, andando a transare con 150.000 euro, quindi abbiamo liberato queste risorse. Sono le risorse che oggi vedete, perché oggi stiamo lavorando, stiamo facendo degli investimenti. A giorni partiranno molti lavori, partiranno lavori ad Argentera, partiranno l'asfaltatura in centro Rivarolo, partiranno l'asfaltatura nelle frazioni, partirà il lavoro dell'ex scuola elementare. Abbiamo già fatto quest'estate con una parte di quei soldi le piste ciclabili che avete visto, e quindi nel momento in cui si sono liberate le risorse, le cose le abbiamo fatte. Logicamente senza soldi lo sapete benissimo che non si possono fare molte cose. Naturalmente la prospettiva per la città di Rivarolo per il futuro è una prospettiva di attenzione anche a quello che succede nei comprensori che vedono Rivarolo parte di enti. Mi riferisco ad esempio al CCA dei consorzio rifiuti, dove a parte la trasformazione, che sarà importante, quindi ci stiamo veramente dando un'attenzione particolare a questo tipo di rivoluzione, ma
Nel 2020 andrà a scadere il bando di gara che ha vinto Tecnoservice, e devo dire che lì veramente Rivero dovrà avere una forza, dovrà imporsi, avere molta attenzione, perché se oggi tanti cittadini, e a me a qualcuno devo dare anche ragione sicuramente, vengono a dirci che, anche se devo dire che in questi ultimi 3 o 4 anni, con le pressioni che abbiamo fatto nei confronti di Tecnoservice, la situazione in confronto a 4-5 anni fa è nettamente migliorata, e mi riferisco a quella della raccolta rifiuti, quella dello spazzamento, però naturalmente ci sono delle criticità che il comune può fare, può risolvere, ma solo parzialmente, perché ahimè c'è un capitolato che non abbiamo fatto noi, perché l'abbiamo fatto nel periodo che Rivero era commissariata, dove dice certe cose, quindi la società che gestisce i rifiuti segue quello che è naturalmente il capitolato, magari qualcosa di meno, per cui dobbiamo essere lì a pungolare, a stimolare per far fare delle cose in più, però non possiamo fargli fare delle cose che magari vorremmo, perché non sono inserite nel capitolato che è stato concordato ai tempi, come dicevo, del commissariamento. Quindi noi dovremmo stare attenti nel 2020, quando scade il bando, a far sì che il nuovo bando comprenda tutto quello che arriverà a bisogno, quindi un'attenzione particolare, una raccolta fatta nel modo corretto sia nel concentrico sia nelle frazioni, una spazzatura, un'attenzione alla polizia della città che sicuramente deve sicuramente essere migliorata, anche, come ripeto, abbiamo fatto dei miglioramenti ma non sono sufficienti, quindi lì noi dovremo avere la forza, e quindi l'amministrazione di Rivero deve avere la forza per farsi valere e per far sì che ci sia un futuro anche da questo punto di vista, ed è un futuro importante, anche perché noi in tutte queste cose che abbiamo fatto, e anche con la spazzatura, un'attenzione a quello che è l'ambiente, a quello che è la vivibilità, quello che è anche l'aria che noi respiriamo, l'abbiamo messa, una molta attenzione l'abbiamo messa, abbiamo ottenuto anche dei buoni risultati, ma c'è da fare di più, c'è da seguire quello che stamattina sono stato nella piazza centrale di Rivero, dove i ragazzi delle scuole medie e delle elementari si sono ritrovati per fare quella manifestazione, loro l'hanno chiamato sciopero, ma secondo me sciopero non era, quella manifestazione a favore dell'ambiente, no? Per seguire quella ragazzina che ha lanciato questa bellissima iniziativa. Ebbene, io ho visto questi ragazzini motivati che vogliono far sì che l'ambiente in cui viviamo sia un ambiente più sano, più pulito. Ebbene, io ho detto loro che dobbiamo imparare dai piccoli gesti, e quindi ecco perché mi collegavo con la nostra raccolta rifiuti. È vero, dobbiamo migliorare la raccolta rifiuti, ma dobbiamo anche migliorare la nostra di mentalità. Dobbiamo far sì che dobbiamo educare i nostri bambini, e devo dire che mi sembra che ci sia già siano già ben indirizzati a far sì che le piccole cose, quindi non buttare la carta per terra, il non buttare la cicca di sigaretta per terra alle signore che portano spazio al cane, far sì che vengano raccolti gli escrementi, eccetera. Se noi partiamo da queste piccole cose, secondo me possiamo raggiungere grandi risultati. Mi dicono che sto parlando troppo? Allora va bene, se mi dicono che sto parlando troppo, più o meno le cose a grandi linee le ho dette. Poi concludo dicendo che stiamo lavorando per un programma fattibile, ma un programma che sia sostenibile. Sostenibile nel senso che è inutile vendere del fumo, non possiamo dire che andiamo a realizzare una cosa che non potremo realizzare, diciamo le cose che sicuramente abbiamo le gambe per poterle realizzare. Quindi tra 20 giorni, un mesetto, prima naturalmente del 25 di aprile presenteremo anche la squadra, oggi la stiamo costruendo, stiamo lavorando per crescere insieme. Quindi grazie a tutti, io sono il giornalista, voglio farmi qualche domanda, sono qua, grazie. Erano molto convinti di appoggiare la tua candidatura, no. Dopo avranno appunto qualche ripensamento. No.